Seconda giornata in eccellenza, in testa a punteggio pieno con la corazzata Akragas, ieri vittoriosa per 4-0 sul terreno del Mazara. C'è anche la grande sorpresa Cus Palermo di Stefano Colombo, che dopo il Castellammare ha battuto anche il Gela. A proposito di squadra castellammarese, pure ieri non c'è stato nulla da fare sul terreno dell'Enna, una delle formazioni più forti del campionato. A nulla è servita la rete di Andrea Adamo, ex Palermo ed ex Foligno. Il finale ha premiato per 3-1 l'11 ennese. L'altra grande del campionato, la Mazzarese, non è andata oltre lo 0-0 in casa del Misilmeri. In promozione l'Alcam ha bagnato l'esordio con un pareggio che forse sta un po' stretto ai bianconeri, soprattutto alla luce del gioco e delle azioni negli ultimi 20 minuti, quando Tedesco ha schierato una formazione spregiudicata, 4 attaccanti, ma molto bene equilibrata. L'ultima occasione davvero clamorosa al quinto minuto di recupero, quando Mistrette è stato salvato rocambolescamente dalla traversa sulla forte e bella conclusione al volo di Ruggeri. Il derby si era aperto con la premiazione di una delle bandiere del Fulgatore, Vito Russo, che dopo circa 250 presenze con i bianco-blu ha deciso di appendere le scarpe al chiodo. L'Alcamo va in vantaggio al quarto d'ora con Diego Faraci, che sfrutta un grande movimento di Cocuzza. Da lì e fino all'intervallo non si registrano grosse emozioni, ad eccezione di un grande intervento di Tafuri su tiro da fuori. La partita si mostra sempre interessante e viva comunque. La ripresa ribalta un po' le cose. Michele Marino, ex bianconero, riesce a sistemare a centrocampo la squadra e soprattutto a motivare i suoi ragazzi, che subito trovano il pareggio con Cirrone. Il Fulgatore continua a spingere, ma Tedesco cambia pian pianino il volto della squadra. Prima gli ingressi di Russo, Ruggero e D'Amato, poi quelli degli ultimi arrivati, Terzini, Castelli 2003 e Radazzo 2004. Una punizione di Bagé va vicinissima ai Legni e poi anche una conclusione da fuori aria di Tiscione, che fa la barba al palo. Allo scadere il tocco di Ruggeri, che fa gridare al gol, ma che gli dei del calcio decidono di rimandare fuori. Finisce 1-1 e a fine gara i due tecnici sono d'accordo sull'andamento del match. È stata una partita abbastanza intensa, dove tutte e due le squadre fino all'ultimo la volevano vincere, la volevano portare a casa. E alla fine di quel pareggio, per come si è messa, ci sta tutto, perché anche noi abbiamo avuto diverse occasioni da gol non sfruttate, il portiere ha fatto qualche buon intervento. Il secondo tempo, dopo il gol, noi è come se avessimo ottenuto già il massimo del risultato. Non diamo la croce addosso a Ruggeri, ma davanti al portiere allo scadere poteva esserci la vittoria. Sì, allo scadere poteva esserci la vittoria nostra, però non possiamo, come le altre partite, prendiamo 1, 2, 3, che poi alla fine anche oggi loro hanno giocato bene, ma hanno avuto due palle gol. Una, quella, il tiro da molto angolato sul primo palo, che un portiere lì non dovrebbe prendere, però l'inesperienza del ragazzo ha fatto sì che loro andassero al pareggio. E nel primo tempo hanno avuto due occasioni, nel secondo tempo io non mi ricordo un tiro in porta tranne questa azione qua. Ti ripeto, il pareggio è anche giusto, però noi dovevamo prima forse cercare di cambiare rotta, come abbiamo fatto gli ultimi 20 minuti, cercare di correre di più. Con i nuovi innesti che ho messo dentro hanno dato più spinta, D'Amato soprattutto, però alla fine non ci siamo riusciti a portare questa vittoria a casa. Il resto della giornata ha registrato il 4-0 del Partinico Dace sul terreno del Marsala e il 2-0 della Folgore in casa ai danni del Petrosinio. Il Carini ha vinto la sta cittadina con l'Iccarense, mentre il San Vitolo Capo ha osservato il turno di riposo. Infine, successo del Gemini, prossimo avversario dell'Alcamo, per 3-2 sull'Accademia Trapani.